gli interventi saranno, ci siamo impegnati a dire, saranno brevissimi perché siamo andati in fondo e poi da parte nostra sicuramente non può esserci che l'attenzione e l'apprezzamento per ciò che state facendo e anche l'impegno a rappresentare questi nostri territori nelle occasioni prossime che vedranno impegnati, ci vedranno impegnati rispetto alla discussione strategica sul futuro della Toscana. Dico soltanto due cose. La prima è che oggi si saluta molto volentieri questa iniziativa di questo ambito territoriale che decide attorno a uno dei temi dello sviluppo che è il turismo, di ragionare insieme superando il confine provinciale che prima è stato richiamato come un limite. Ora io e Bezzini in modo particolare non siamo ancora molto romantici, affezionati ai nostri ruoli passati, ma in effetti il fatto di poterlo superare significa di spiegare in tutta la Toscana una capacità diversa di ragionare del territorio e pertanto questo sarà raccolto nel prossimo piano regionale di sviluppo. L'idea che ci siano politiche regionali e politiche locali che si combinano e si programmano insieme in ogni territorio per le caratteristiche omogenee, uniformi che quei territori hanno, questo direi Lamiate e la Val d'Orcia per definirlo in maniera più adeguata rispetto anche a una dimensione su cui questi ragionamenti di programmazione devono essere fatti, è l'impegno nostro e quindi il fatto che ci sia dal basso anche la propensione ad iniziare a ragionare seriamente su questo credo che aiuti quello che ci aspetta in termini strategici. La seconda considerazione che vorrei fare è riprendere le cose che ha presentato nel programma della nuova agenzia di promozione turistica della Toscana Peruzzini. È anche un monito a tutti noi. È giusto ed è sacrosanto e va accolto con grande appunto attenzione e apprezzamento il fatto che ci sia una capacità di valorizzazione delle specificità. Non dimentichiamoci di essere in Toscana. Da questo possiamo cogliere tutte le grandi potenzialità che questo nostro marchio, questa nostra regione evoca nel mondo e questo significa anche avere l'occhio verso la programmazione regionale, pensare che ci sia questo significa essere parte integrante, sostanziale di una destinazione straordinariamente importante come la Toscana. Questo sforzo che è uno sforzo culturale e politico che devono fare gli amministratori, che devono fare gli operatori per essere più adeguati a quello che siamo stati, per poter ragionare di obiettivi seriamente come vi siete imposti di fare, è importante perché è una delle cose che ci aspetta di più e finora, fino in fondo non l'abbiamo fatta. Forse è anche un altro dei limiti che le province hanno avuto nel passato. Pensare di essere dei sistemi a volte isolati, mentre invece la potenzialità che essere una delle parti importanti che offre alla Toscana, arricchisce il suo paniere di offerta turistica, è davvero qualcosa che permette al protocollo, firmato anche dall'assessore, di prendere il volo nella direzione giusta. Io porto, diciamo, una considerazione a questa discussione. Ovviamente io, venendo da Chiusi ed essendo particolarmente legato a questo territorio, a Fabrizio, a molti di voi, tendo a rimarcare due aspetti della discussione di oggi. Intanto il fatto che più sindaci condividono un principio, un ragionamento di stare insieme e dentro la suggestione con la quale il sindaco d'Abbadia raccontava, no, quasi in termini romantici la montagna, l'ha descritta in termini quasi romantici, no, da persona che la ama, che la vive. Questa è una delle cose più belle, secondo me, intorno a tutti voi, sicuramente indipendentemente da come la pensate, noi neanche ci conosciamo per molti di voi politicamente, non interessa. Sicuramente quella è un'identità che vi accomuna, no? Quella bellezza e questo amore per questa terra e per questa identità.
E quello che noi oggi veniamo a dire, la presenza di tutti i consiglieri regionali senesi, grossetani, la presenza dell'assessore, dei nostri funzionari che vivono della funzione turistica, al cospetto di voi sindaci e operatori, che Lamiata, credo io anche insieme alla Val d'Orcia, perché non si può prescindere dal fatto che poi dalla montagna parte un territorio straordinario, patrimonio di quell'UNESCO, possa stare insieme e torna a stare insieme per quello che la natura l'ha fatta fondamentalmente, è una notizia che non era scontata. Il fatto che questo territorio starà insieme nelle nostre linee di sviluppo economico che guarderanno oltre e dopo la scomparsa delle province, per voi è un dato sul quale ispirare fiducia nel futuro. Non può esistere fiducia e prospettiva in un territorio come questo se non sta insieme. E l'idea che vi veniamo a dire e l'impegno delle nostre parole oggi, così, in due minuti, che vengono a certificare il fatto che nel PRS, che è il Piano Regionale di Sviluppo, che disegna il futuro della regione Toscana con i finanziamenti comunitari, con le destinazioni turistiche, con lo sviluppo economico, con la formazione, che rende obbligatorio l'ambito di stare insieme ai comuni, in termini anche di funzioni, di amministrazioni, di relazioni come Unione dei Comuni, che localizza, diciamo, un territorio che fa insieme neanche 30.000 abitanti, in una regione che ne fa 3.800.000, uno delle 20 zone sulla quale noi costruiremo lo sviluppo di questa regione, per voi credo debba essere considerato il più grande risultato politico raggiunto in questa giornata. Quindi bene Luca, bene la vostra iniziativa, ma soprattutto l'idea di averci creduto, non soltanto come valore ambientale, economico, ma soprattutto come soggetto politico che voi tornate a essere, diciamo, quello che la natura vi ha dato. Voi siete uno, sarete uno di quei 20 player che starete al tavolo della regione un domani che noi attribuiremo le risorse, ma anche le funzioni rispetto a come nei territori si fa erogazione di servizi. E da un lato, e questa è la prima consapevolezza, la seconda grande consapevolezza è che noi in questo territorio straordinario bisogna da un lato conoscerlo di più, ve lo dico con grande franchezza, non ve la prendete a male, diciamo venite in casa nostra, sì, ve lo dico in casa vostra. Io, insomma, abito vicino, impiego 40 minuti per venire qua, però lo sto scoprendo per esempio negli ultimi anni, lo dico con la grande chiarezza, io prima degli ultimi 2 anni non ero mai venuto a sciare ad Abbadia, e ho fatto ciclismo con la UISP a livello agonistico, ho fatto tutte le gran fondo in Italia, la salita della Miata non mi ci è mai passata una gara fondamentalmente vera di livello agonistico, e l'ho scoperta facendolo, diciamo, della salita pedabilissima, insomma, si può pedalare molto bene. Allo stesso tempo, diciamo, i prodotti alimentari sono straordinari, insieme c'è il parco delle macinarie, la bambina è venuta di recente a fruirne. Cioè, voglio dire, c'è tutto un mix di fattori che per le famiglie di un territorio come il nostro hanno la possibilità di far contenti tutti, e non è semplice, no, mettere insieme una famiglia da moglie, marito, figlioli, e guardate, avete un valore aggiunto che è unico. Allora noi dobbiamo, da un lato, farlo conoscere meglio, queste opportunità per le famiglie, veramente per tutti, e da un lato dobbiamo consentire e vincere una sfida di poterci arrivare a questo territorio, perché altrimenti voi raccontate un sogno che è irraggiungibile. Allora io credo che dentro questa discussione, dentro il vostro stare insieme, noi dobbiamo prendere anche una consapevolezza che c'è una Toscana che è diversa dalla Toscana delle grandi città, che è una Toscana rurale, che è una Toscana che non è minore perché ha meno abitanti, ma che ha più valore forse per questo motivo. E quindi quella è collegata, evidente, a una partita che noi dobbiamo giocare insieme rispetto alle infrastrutture. Io credo che, insomma, con Fabrizio lo guardo perché più volte ce lo siamo detti, ma anche con altri amministratori, noi dobbiamo intercettare, qui l'aeroporto non ce lo possiamo portare, ma è evidente che lo scalo ferroviario di Chiusi può essere per voi un valore aggiunto unico. Io per tornare a casa questa sera impiegherò 35-40 minuti, non di più. Insomma, pensare che un treno di alta velocità consente di arrivare nelle città in 35 minuti vuol dire che te hai 5 milioni di persone tra Firenze e Roma che te in 1 ora e 20 possono venire nelle vostre alberghi, nelle vostre località, nei vostri parchi, nei vostri ristoranti, possono venire a sciare e tornare a casa anche in un turismo giornaliero o anche comunque in un turismo che può venire facile durante le settimane, non tutti è detto che portano e vengono con la macchina, perché ci può essere un interscambio. Quindi secondo me noi dobbiamo anche abbinare a questo stare insieme, a localizzare questo territorio come bisogno di sviluppo turistico, non soltanto con le risorse, non soltanto con l'immaginario, ma anche con una sfida che diventa una Toscana non più del sud, secondo me, perché a me non piace troppo l'idea di essere considerato Toscana del sud, ma di essere Toscana del centro, territorio del centro Italia. Se noi riusciremo a comprendere e rafforzare, se voi sarete in grado di stare insieme anche come soggetto politico unitario dei vari comuni, noi riusciremo a essere sempre più forti e a far capire che tra Firenze e Roma c'è un grande motore economico che può essere di grande sviluppo. Quindi ecco, io torno
felice a casa del fatto che oggi parte la nuova stagione dell'Amiata, l'Amiata torna a essere l'Amiata, e secondo me questo è il valore per cui i nostri imprenditori possono da oggi, ancora di più di ieri, avere fiducia, tornare a investire, continuare nei loro investimenti, perché se guardiamo da qui ai prossimi 10 anni, questo territorio ha una prospettiva di investimento che verrà sigillato con un protocollo e poi, per quanto ci riguarda, diventerà legge rispetto alla localizzazione dei territori di sviluppo. Siete uno dei 20 territori e non era scontato, se lo rapportiamo appunto ai numeri che abbiamo, ma non saranno più numeri a contare, ma sarà l'identità e la forza di aver creduto dal basso su questo progetto. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ora si rischia di ripetersi, no? E quindi ho 3 battute. La prima: è chiaro che il processo di riordino istituzionale in corso, no, rischia a volte di produrre un doppio effetto, una spinta verso la centralizzazione da una parte, una spinta verso la frammentazione, la polverizzazione dall'altra, no? E questo è un rischio. Allora, se questo è vero, credo che dalla Amiata stasera emerga un messaggio un po' diverso. Quello che prima veniva sottolineato bene negli interventi che mi hanno preceduto è che c'è un territorio che ha l'ambizione di provare a fare squadra, lavorare assieme, lavorare in maniera sinergica, cogliendo anche un'opportunità che è quella appunto del superamento dei confini amministrativi provinciali, insomma, che la legge Delrio e poi la riforma costituzionale in qualche modo ci stanno consegnando. E quindi questo secondo me è un primo messaggio interessante, cioè io credo, non lo so se è la prima realtà o una delle prime realtà in Toscana che alla fine si misura, diciamo, con il quadro istituzionale nuovo. E quindi, no, diciamo, da un territorio, diceva Fabrizio prima all'inizio, no, che a volte si sente marginale, si sente lontano e così via, arriva un primo messaggio, diciamo, di innovazione, insomma, di capacità di mettersi in sintonia con i processi di riassetto, di riforma istituzionale che sono in corso. Secondo messaggio, è stato detto anche questo prima di me, quindi ovviamente l'orizzonte di riferimento deve essere la Toscana, ma no, questo secondo me è un tema che ci serve, insomma, dove ci si aggancia, diciamo, ci si aggancia, diciamo, a una strategia di promozione generale complessiva che è quella della regione toscana, che ha una riconoscibilità nazionale e internazionale straordinaria e che mette a disposizione ovviamente la regione, l'assessorato Toscana Promozione Turistica come elemento, diciamo, che può valorizzare tutti i territori, sottolineo, valorizzare tutti i territori della regione toscana con le loro peculiarità, con le loro eccellenze, con le loro qualità. L'altro aspetto che a me ha convinto anche cioè, piccoli progetti in grado di fare numeri, grandi numeri. Che significa questo? Stare insieme significa anche avere una capacità selettiva e una capacità di coordinamento. E questo dal protocollo emerge. Cioè, come si riesce, i soggetti pubblici, i soggetti privati riescono a fare delle scelte in maniera mirata, in maniera selettiva, sapendo orientare selettivamente le risorse e sapendo fare davvero, diciamo, quello che è scritto nel protocollo, e cioè sviluppare anche una capacità di coordinamento che in qualche modo faccia emergere progettualità di qualità in grado di rafforzare la capacità attrattiva con tutto ciò, diciamo, che è stato detto. E qui mi fermo. Ultima questione. L'altro messaggio che è emerso, secondo me, lo dico, è che, cioè, è un messaggio di fiducia, secondo me, no? Perché, cioè, non bisogna avere una capacità, a volte, di da una parte sostenere anche una vertenzialità, perché l'Amiata ha anche bisogno, insomma, no, di dare battaglia su alcune questioni, le questioni delle infrastrutture, della viabilità, la questione della forestazione, le questioni delle crisi aziendali, no? Sappiamo bene, insomma, che c'è bisogno anche di tenere alta l'attenzione, insomma, e a volte anche di sviluppare vere e proprie vertenze. Dall'altra, però, questo non, cioè, deve essere necessariamente accompagnato da una capacità progettuale, da messaggi positivi, dalla proposta,
perché alla fine Damiano non deve solo chiedere. La riunione, il seminario, insomma l'incontro di stasera ci testimonia come Damiano sia in grado di produrre progetti di qualità, ci siano le energie, le potenzialità, insomma, e quindi anche questo messaggio che l'iniziativa ci consegna, a mio avviso, diciamo, è un segnale positivo che emerge da questo territorio. Per il resto, ovviamente, siamo a disposizione. C'è un passaggio decisivo che è quello del piano di sviluppo regionale, dove questo ragionamento che voi avete avviato e sul quale metterete un primo sigillo tra qualche minuto dovrà trovare, diciamo, cittadinanza, diciamo, come dire, forte, e quindi, ecco, da questo punto di vista noi ci mettiamo a disposizione per seguire, per quelle che sono le nostre competenze, diciamo, le progettualità che stanno emergendo da questo territorio. Grazie. E adesso finalmente lascio la parola e ringrazio ancora l'assessore della regione al turismo della regione Toscana, Stefano Ciocco. Grazie davvero anche di aver tenuto fino alla tardo pomeriggio, e con l'attenzione che un tema come questo credo meriti e sia riconosciuto da tutti noi. La presenza di 3 consiglieri regionali in contemporanea è un evento quasi episodio che raramente si verifica. Ma l'attenzione per questa sera era davvero rilevante. Credo che vada apprezzato e sottolineato che qui si compie il primo passo, il primo elemento, la prima volta che si attua una strategia delineata da una nuova legge regionale di recentissima approvazione. Poche settimane sono trascorse dalla pubblicazione della legge regionale, che individua fra i modelli di aggregazione territoriale come punto di riferimento per la gestione e promozione delle politiche del turismo, l'aggregazione fra comuni, e la sottolinea e la evidenzia come un'opportunità alternativa al modello, alla ripetizione del modello della delega affidata ai comuni in capoluogo. Quella vecchia dizione, quel vecchio schema nel quale i comuni capoluogo, ex capoluogo di provincia, avevano il compito di delineare le strategie, le politiche, la promozione dei territori, era sentita come un peso, come un limite, come una sovrastruttura non rispondente ai territori, alle esigenze che le comunità locali esprimevano. E la Miata, prima fra altri, ha sottolineato ripetutamente questa fatica. Devo dire che la confidenza ormai acquisita con il sindaco è frutto di questo lavoro fatto, e che è stato un segno forte. Direi che la legge regionale, se appartiene al lavoro del Consiglio regionale, appartiene anche al lavoro fatto dai sindaci e dagli enti locali. Ed è quindi con grande piacere che stasera tiriamo le fila. La Toscana incomincia qui a applicare in tempi rapidissimi una delle sue prime azioni importanti di questa ultima legislatura. Lo fa presentando anche il lavoro continuo del centro studi che ci supporta nella valutazione dei fenomeni del turismo, e lo fa presentando qui l'azione prossima, futura, di Toscana Promozione Turistica. Sono l'agenzia da una parte e lo strumento tecnico operativo con il quale si leggono i flussi, si individuano strategie, cerchiamo di intercettare insieme gli spazi, le opportunità, i ruoli, la progettualità futura. È uno staff complessivamente in capo alla Regione Toscana che è a disposizione dei territori. È importante che tutto questo si traduca in uno strumento efficace che dialoghi con continuità con gli enti locali. Ed è certo che il dialogo sarà tanto più efficace quanto saremo capaci di costruire aggregazioni territoriali omogenee per prodotto e per territorio. Ma al di là di questo schema, io credo che stasera si debba anche tratteggiare le opportunità vere che potremo declinare. Peruzzini ha parlato raccontandoci ciò che la Toscana mostra al mondo, passando dal sistema neve, arrivando fino al crocierismo. Capisco che sulla Miata il crocierismo sia leggermente marginale, ma per dire come
possiamo intercettare una varietà estrema di opportunità, di relazioni commerciali, di attrazione, di inneschi, di possibile economia. Ma se il modello funziona, non può funzionare con un racconto dall'alto, dal centro verso i territori. Questo modello funziona perché ci deve essere assolutamente reciprocità. E allora il compito che noi amministratori tutti dobbiamo, secondo me, valorizzare, e sono certo che il Consiglio così la intercetta e la vede, è quello di raccontare le tante eccellenze, ma senza necessità di massificarle. Le eccellenze sono tali se vengano specializzate, focalizzate, costruite, dettagliate, raccontate per la somma dei valori che ognuna di queste eccellenze possiede. Non dobbiamo fare aggregazione e un grande minestrone della Toscana. La Toscana è particolare perché ha tanta varietà e tante eccellenze così diverse fra loro. L'Amiata è in questo uno degli esempi più importanti, dal settore enogastronomico, è evidente, come le tradizioni della cucina, del territorio legate alla diversa specificità della narrazione delle nostre cucine, che sta diventando a livello europeo, in particolare mondiale, forse uno degli elementi e dei tratti distintivi più importanti. Torno da qualche settimana dalla Borsa del Turismo a Berlino e vi assicuro che si guarda l'Italia con maggiore attrazione e interesse rispetto ad altre località turistiche, perché qui si percepisce esserci il piacere di un'esperienza, ma il piacere di una relazione personale, il piacere di un'esperienza sportiva se possibile, ma con una giornata che finisce seduti a una buona tavola con un bicchiere di vino di particolare qualità, con un sistema di relazioni fra conviviali, fra persone, che è percepita come l'elemento di maggiore attrazione della Toscana. E quella piacevolezza che si associa all'idea toscana passa attraverso tutto questo, e la Amiata questo ce l'ha tradizionalmente, ce l'ha nel dettaglio e ce l'ha, devo dire, anche come sistema macroeconomico, la produzione agroalimentare della parte sud e sud nuvolese della Toscana è particolarmente legata a questa capacità e a questa eccellenza. Ma per approfondire questo tema che mi interessa particolarmente, io sono particolarmente convinto che la regione non possa essere espressione di una sorta di centralismo decisionale, programmatico, che per quanto vi siano tante competenze, ne sono sorpreso pure io che da poco ho questo compito, ma non può nascere da una decisione centrale la lettura delle esigenze, dei bisogni, del futuro di un territorio. Il ruolo della regione è quello di accompagnarla, di valorizzarla, di farle crescere, ma sono i territori che si raccontano, sono i territori che determinano con la loro libertà, la loro cultura, la loro autodeterminazione, determinano le proprie scelte. Lo fanno sulle politiche del turismo, fino a che credo che questo sia nei primi tratti che stiamo traducendo in norma, segnino questa lettura. Ripeto spesso, vorrei che fosse così anche sul governo del territorio, e forse su questo in passato non c'è stata questa visione lineare, che pure appartiene a una grande tradizione urbanistica della regione toscana. Ecco, se questa capacità di autodeterminazione si esprime come qui spontaneamente avviene, superando gli steccati, superando i confini innaturali di realtà amministrative, che in realtà sono tutt'uno, che hanno affinità, contiguità, hanno relazioni di sistema che non hanno nulla a che vedere con un fine amministrativo. Se tutto questo diventa squadra, noi sono certo avremo quell'effetto davvero moltiplicatore che avviene tutte le volte che la sinergia di forze diverse non è semplice somma, ma è moltiplicazione,
di effetti positivi. Se questo è, e sono certo che così sarà, io credo che l'esperienza di questi prossimi anni ci darà il segno e la misura dell'avanzamento positivo che con queste politiche saremo capaci di innescare. C'è bisogno però di entrare nel dettaglio, c'è bisogno che quello che dicevo, le specificità e le particolarità si traducano in progetti. E i progetti si fanno bene, se si fanno bene funzionano, se si tratteggiano e se si evocano facciamo narrazione, facciamo forse, come dire, occupazione di uno spazio politico temporaneo, ma poi alla fine ci misurano, e ci misurano nell'insuccesso, perché non aver curato il dettaglio, non aver curato la fattibilità, la sostenibilità, la complessità dei progetti, non ci dà lo strumento vero che ci consente di realizzarli. Ciò che alla fine può apparire facile non è mai frutto di banalità, è frutto di un lavoro complesso e poi di una sintesi che compete a tutti, compete agli amministratori, compete a un sistema di relazioni con il mondo privato che è essenziale e fondamentale, che qui stasera lo abbiamo ascoltato. E se questa sintesi c'è, ci sarà anche il risultato. Guardate, le relazioni che abbiamo fatto sono anche un po' il segno di questa doppia visione. Da una parte l'evocazione degli scenari internazionali, dall'altra parte l'esperienza qui narrata di alcune eccellenze. Sono così distanti? Cosa manca perché si moltiplichino queste esperienze? Cosa dobbiamo fare perché quello che funziona funzioni meglio? Cosa dobbiamo fare per non affidare il nostro futuro a metaprogetti che magari vedranno risultati, che pur ci vogliono, ma che vedranno risultati chissà quando e fra quanti anni? Noi abbiamo, voi avete bisogno di una programmazione da risultati nella prossima stagione. E un trend negativo della ricettività alberghiera o turistica nel suo insieme non è un qualcosa che possiamo tralasciare e pensare che lo abbiamo risolto perché abbiamo un traguardo che fra 10 anni ci darà il paradiso. Rischiamo di non esserci. Abbiamo bisogno di essere efficaci, e come lo sono gli imprenditori per forza, perché sennò soccombono, dobbiamo esserlo anche noi amministratori. Sappiamo tutti che le risorse disponibili sono modeste, sappiamo che dobbiamo fare il conto con le buche nell'asfalto, me lo ricordava poco fa al tavolo un vostro amministratore, e anche quella è la rappresentazione purtroppo delle nostre realtà, la fatica che facciamo nel vedere che non è in sicurezza tutto, che non tutto è mostrato come vorremmo come salotto di casa. Dobbiamo cercare di ottimizzarle, dobbiamo cercare di non aggravare di imposte il sistema, e per quanto come dire, con sofferenza diciamo non abbiamo potuto istituire la tassa di soggiorno, diciamo forse dobbiamo imparare a non risolvere i problemi elevando le imposte, perché i problemi si risolvono forse con un raggiungimento di un grado di efficacia che potrebbe essere migliorato e perseguito con maggiore attenzione. È difficile. Gli enti locali hanno tutti, regione compresa, una rigidità di spesa che sta sottraendo, contraendo, forse eliminando la parte disponibile per i progetti. Questo è veramente un problema. Però questa è la fatica che noi abbiamo davanti, e credo che con responsabilità ognuno di noi nel proprio ruolo cercherà di ottimizzarla al meglio. Con questo concludo, perché ho approfittato della vostra pazienza oltre misura. Saluto davvero l'evento dell'accordo di questa sera con grandissima soddisfazione. Sono consapevole che non è frutto di un ragionamento come dire, di poco conto, ma è frutto di un lavoro continuo nato da una riflessione che negli enti locali è avvenuta con serietà e con serenità. Invito a estenderlo, se possibile, a una chiusura complessiva del territorio, perché non si parta, non voglio dire zoppi, ma insomma con qualcheduno dietro nel gruppo,
ci si muove meglio tutti se il gruppo è omogeneo e compiuto, e credo che le opportunità che avremo insieme di fronte ci consentiranno anche di gestire e finalizzare le risorse disponibili con attenzione e certamente seguendo le vostre indicazioni e sollecitazioni.